Chiesa cattolica e monachesimo. Nell'Europa dell'alto Medioevo, politicamente divisa in tanti regni instabili e in profonda crisi economica e sociale, la Chiesa è l'unica istituzione efficiente, ricca, istruita e presente ovunque. Nelle città i vescovi rappresentano spesso l'unica autorità rimasta, dato che i nobili germanici preferiscono vivere in campagna. Tocca ai vescovi dunque difendere le città dagli attacchi nemici e predisporre le misure necessarie a superare qualunque difficoltà. I vescovi sono inoltre impegnati a convertire i germani al cristianesimo, a sostenere i capi a diventare re e costruire uno stato, a cristianizzare i costumi dei barbari. Tra i vescovi, quello di Roma, chiamato Papa, viene riconosciuto come il capo della cristianità in tutto l'Occidente. In Oriente, invece, l'autorità del Papa non viene riconosciuta. A metà dell'VIII secolo, un fatto particolare segna una svolta nel ruolo del Papa nel mondo cattolico. Pipino, detto il Breve per la bassa statura, un franco ambizioso, fa prigioniero il re dei Franchi e ne prende il posto. È un'usurpazione, un colpo di Stato, si direbbe oggi, e Pipino sa che il suo gesto può essere contestato. Gli viene l'idea di chiedere per se stesso al Papa la cerimonia dell'unzione, usata fino ad allora solo per consacrare i vescovi e i preti. Il Papa, Stefano II, accetta, e con questa cerimonia Pipino diventa un re sacerdote, scelto da Dio, superiore a tutti gli altri sovrani. In cambio, Stefano II chiede a Pipino di muovere guerra ai Longobardi, che minacciano di conquistare Roma dopo aver già conquistato vaste aree italiane controllate dai bizantini. Pipino scende in Italia, sconfigge i Longobardi, dona al Papa i territori conquistati. È la nascita dello Stato della Chiesa che vivrà per secoli. Se nelle città aumenta l'importanza dei vescovi, nelle campagne si afferma quella dei monaci. Già dal IV secolo molti cristiani sceglievano di ritirarsi in solitudine, rinunciando ad ogni piacere e vivendo in preghiera e poveramente per rendersi degni di Dio. Questi eremiti, chiamati monaci, erano venerati come santi dagli altri cristiani. Altri monaci vivevano in gruppi nei monasteri. Agli inizi del VI secolo, un monaco italiano, Benedetto da Norcia, scrive un regolamento per la vita monastica che ha un grande successo. Questa regola si riassume nel motto Ora et labora, prega e lavora. Il monaco non deve solo pregare, ma anche lavorare per sostentare se stesso e chi ne ha bisogno. In tutta Europa sorsero numerosi monasteri benedettini che diventarono dei centri economici in grado di produrre, con l'agricoltura e l'allevamento, cibo per i monaci e per i poveri. Nei monasteri benedettini si diffonde l'usanza di trascrivere a mano gli antichi testi greci e latini. È proprio il lavoro degli amanuensi che ha permesso la conservazione di opere che altrimenti sarebbero andate perdute. Nell'Europa dell'alto Medioevo, politicamente divisa in tanti regni instabili e in profonda crisi economica e sociale, la Chiesa è l'unica istituzione efficiente, ricca, istruita
e presente ovunque. Nelle città i vescovi rappresentano spesso l'unica autorità rimasta, dato che i nobili germanici preferiscono vivere in campagna. Tocca ai vescovi dunque difendere le città dagli attacchi nemici e predisporre le misure necessarie a superare qualunque difficoltà. I vescovi sono inoltre impegnati a convertire i germani al cristianesimo, a sostenere i capi a diventare re e costruire uno stato, a cristianizzare i costumi dei barbari. Tra i vescovi, quello di Roma, chiamato Papa, viene riconosciuto come il capo della cristianità in tutto l'Occidente. In Oriente, invece, l'autorità del Papa non viene riconosciuta. A metà dell'VIII secolo, un fatto particolare segna una svolta nel ruolo del Papa nel mondo cattolico. Pipino, detto il breve per la bassa statura, un franco ambizioso, fa prigioniero il re dei Franchi e ne prende il posto. È un'usurpazione, un colpo di Stato, si direbbe oggi, e Pipino sa che il suo gesto può essere contestato. Gli viene l'idea di chiedere per se stesso al Papa la cerimonia dell'unzione, usata fino ad allora solo per consacrare i vescovi e i preti. Il Papa, Stefano II, accetta, e con questa cerimonia Pipino diventa un re sacerdote, scelto da Dio, superiore a tutti gli altri sovrani. In cambio, Stefano II chiede a Pipino di muovere guerra ai Longobardi, che minacciano di conquistare Roma dopo aver già conquistato vaste aree italiane controllate dai bizantini. Pipino scende in Italia, sconfigge i Longobardi, dona al Papa i territori conquistati. È la nascita dello Stato della Chiesa che vivrà per secoli. Se nelle città aumenta l'importanza dei vescovi, nelle campagne si afferma quella dei monaci. Già dal IV secolo molti cristiani sceglievano di ritirarsi in solitudine. Chesimo. Nell'Europa dell'Alto Medioevo, politicamente divisa in tanti regni instabili e in profonda crisi economica e sociale, la Chiesa è l'unica istituzione efficiente, ricca, istruita e presente ovunque. Nelle città i vescovi rappresentano spesso l'unica autorità rimasta, dato che i nobili germanici preferiscono vivere in campagna. Tocca ai vescovi dunque difendere le città dagli attacchi nemici e predisporre le misure necessarie a superare qualunque difficoltà. I vescovi sono inoltre impegnati a convertire i germani al cristianesimo, a sostenere i capi a diventare re e costruire uno stato, a cristianizzare i costumi dei barbari. Tra i vescovi, quello di Roma, chiamato Papa, viene riconosciuto come il capo della cristianità in tutto l'Occidente. In Oriente, invece, l'autorità del Papa non viene riconosciuta. A metà dell'VIII secolo, un fatto particolare segna una svolta nel ruolo del Papa nel mondo cattolico. Pipino, detto il breve per la bassa statura, un franco ambizioso, fa prigioniero il re dei Franchi e ne prende il posto. È un'usurpazione, un colpo di Stato, si direbbe oggi, e Pipino sa che il suo gesto può essere contestato. Gli viene l'idea di chiedere per se stesso al Papa la cerimonia dell'unzione, usata fino ad allora solo per consacrare i vescovi e i preti. Il Papa, Stefano II, accetta, e con questa cerimonia Pipino diventa un re sacerdote, scelto da Dio, superiore a tutti gli altri sovrani. In cambio, Stefano II chiede a Pipino
di muovere guerra ai Longobardi, che minacciano di conquistare Roma dopo aver già conquistato vaste aree italiane controllate dai bizantini. Pipino scende in Italia, sconfigge i Longobardi, dona al Papa i territori conquistati. È la nascita dello Stato della Chiesa che vivrà per secoli. Se nelle città aumenta l'importanza dei vescovi, nelle campagne si afferma quella dei monaci. Già dal IV secolo molti cristiani sceglievano di ritirarsi in solitudine